Si tratta di un progetto che abbiamo chiamato Together for the Future, in inglese, in friulano veniva meno bene, ed è un insieme di appuntamenti, di eventi, di tematiche che abbiamo scelto quest'anno di trattare, pensando che Termina Nord possa avere, nei limiti di una realtà commerciale, ma che possa avere un ruolo sociale. Siamo arrivati adesso a parlare di ambiente, quindi eccoci qui oggi a concludere questa rassegna. Abbiamo chiamata Riciclando si impara, quindi è un evento volutamente mirato ai bambini sostanzialmente, quindi un messaggio, se vogliamo, abbastanza semplice, quindi quello del riciclo dei rifiuti, che insomma, dovrebbe ad oggi essere abbastanza diffuso, però devo dire che ancora c'è un po' di cultura da costruire. Hanno fatto tutto i ragazzi, l'idea è partita proprio dai ragazzi, hanno scelto il tema e l'hanno svolta da soli. Noi abbiamo realizzato l'acquario con delle bottiglie del materiale di recupero. E ha fatto il pesce. E di che colore? Verde rosa. Abbiamo fatto diverse attività già l'anno scorso, la scuola tra l'altro annualmente propone un progetto che si intitola Settimana dell'Ambiente, tutto l'istituto è coinvolto e riguarda proprio un'attività di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, tra queste ovviamente anche il riciclo, la diminuzione della produzione dei rifiuti, l'utilizzo e il riuso di oggetti destinati ad essere eliminati. Prima di tutto, seguendo la raccolta differenziata, evitando di sprecare le cose in casa, per esempio una borsa per esempio del supermercato, invece che gettarla via la riutilizzo, poi compiendo per esempio quando mi lavo i denti chiudo il rubinetto per non sprecare acqua, evito di accendere il riscaldamento e dico ai miei genitori appunto di accendere piuttosto o il fuoco oppure aggiungere una coperta nel letto.